IFA 2016 di Berlino vede il ritorno di smartphone compatti con Sony Xperia X Compact e Huawei Nova. Vediamo più da vicino questi due smartphone compatti. Vi parto subito dal design, che è totalmente differente. Un corpo interamente in alluminio con questa banda, un design ripreso dal Nexus 6P prodotto da Huawei per Google, mentre qui abbiamo un corpo in policarbonato costruito benissimo. Entrambi i dispositivi hanno un profilo abbastanza sottile. Fatto curioso, Huawei ha una batteria da 3020 mAh, mentre Sony Xperia X Compact ha una batteria da 2700 mAh, quindi Huawei ha una batteria più grande ma un profilo più sottile, mentre il Sony ha un profilo più grosso ma una batteria più piccola. In ogni caso, il display è l'altra grande differenza. Abbiamo un 4.6 pollici HD, qui abbiamo un 5 pollici Full HD, ma c'è da dire che entrambi i dispositivi sono molto compatti, si tengono benissimo in mano. Personalmente il design del Huawei mi piace di più, amo il design ripreso dal Nexus 6P, ma c'è da dire che se proprio dobbiamo scegliere uno smartphone compatto, quello è sicuramente Sony Xperia X Compact, viste le sue dimensioni ridotte. Costruiti benissimo, come è possibile notare non ci sono scricchiolii, anche i tasti hanno un'ottima corsa. Sul Huawei abbiamo solamente il bilanciere del volume e il tasto di accensione, mentre sul Sony abbiamo anche il tasto di ripresa video. Per quanto riguarda la parte frontale c'è un'altra differenza: il vetro stondato ai lati per quanto riguarda il Huawei, mentre per il Sony c'è una doppia cassa frontale, quindi sicuramente ci troviamo di fronte ad una differenza notevole in campo audio, perché Huawei, come vedete, ha un singolo speaker in basso. Per entrambi troviamo la porta USB Type-C verso la parte inferiore. Per quanto riguarda le specifiche, Snapdragon 625, Snapdragon 650, 32 GB di memoria interna espandibile per entrambi, 3 GB di RAM per entrambi i dispositivi, e abbiamo una fotocamera molto differente: 12 megapixel per Huawei Nova, mentre 23 megapixel per Sony Xperia X Compact. Ci sono differenze anche per le fotocamere frontali: sono 8 megapixel per Huawei Nova, mentre 5 megapixel per Sony X Compact. Vi faccio vedere anche le differenze dal punto di vista software, sono notevoli. Android 6.0 Marshmallow per entrambi, personalizzato con Emotion UI, come vedete, senza app drawer, qui addirittura ci sono tanti servizi cinesi. Mentre per quanto riguarda il Sony troviamo una versione più liscia di Android con leggere personalizzazioni da parte di Sony, come vedete anche la barra delle notifiche, quella del Sony è praticamente stock, mentre Huawei è totalmente personalizzata. Vi faccio vedere anche la versione software, come vedete Motion UI 4.1, mentre qui viene indicato semplicemente Android 6.0.1. Display, sebbene quello del Huawei sia leggermente più contrastato perché ha una risoluzione Full HD spalmata su un display da 5 pollici, il Sony ha un 4.6 pollici HD, ma c'è da dire che la luminosità è ottima per entrambi i dispositivi. All'esterno devo dire che il Sony con il suo Triluminous si legge meglio del Huawei, ma Huawei si difende decisamente bene con ottimi angoli visuale e dei colori davvero molto carichi. Facciamo una comparativa delle fotocamere, che è interessante. Ora vediamo anche la frontale. Come vedete la frontale è molto più luminosa, quella di Huawei, ed anche leggermente più grandangolare, ma sono comunque comparabili. Ma passiamo alle posteriori, che sono decisamente più interessanti. Vediamo la velocità di messa a fuoco. Come vedete Sony cerca di inseguire l'oggetto con la sua messa a fuoco ibrida. Velocità di scatto comparabile, io provo a fare uno scatto qui al volo velocemente. Andiamo a vedere nella galleria il risultato di questi scatti. Io provo a zoomare. Come vedete c'è una notevole differenza di megapixel, si nota il Huawei, tra l'altro è anche leggermente mosso. Il Sony è molto più definito, meno mosso, anche grazie alla sua stabilizzazione a 5 assi, l'abbiamo provata, è davvero ottima, e c'è da dire che Sony da questo punto di vista ha fatto davvero un ottimo lavoro.
Conclusioni, sono entrambi dispositivi molto belli, qui la differenza è fondamentale per i vostri gusti, vi piace l'alluminio potete prendere il design scelto e pensato da Huawei, policarbonato molto compatto, la soluzione di Sony. C'è da dire che sappiamo già la disponibilità di Huawei Nova arriverà nelle prossime settimane ad un prezzo di circa 399 euro, mentre Sony Xperia X Compact arriverà anche lui nelle prossime settimane, ma a un prezzo ancora non definito.